Ci illustreranno due progetti della Biblioteca Herziana, Lineamenta e Ars Roma, nella loro struttura informatica e nelle loro regioni culturali. Li ringraziamo molto. Grazie per questo invito, per questa giornata veramente interessantissima. E come stamattina Salvatore Settis ha un po' fatto la storia di tutte queste cose, vorrei dire una cosa. Il progetto, specialmente il Lineamenta, è nata dalla fototeca della Biblioteca Herziana, perché dagli anni 50 in poi, per le ricerche specialmente sull'architettura del Rinascimento e il cantiere del Nuovo San Pietro, furono sistematicamente acquisiti fotografie dei disegni di architettura dei architetti rinascimentali. E nel 1984-1986 fui io incaricata di acquisire fotografie di disegni dell'architettura romana del 600-700 nelle collezioni europee e anche in qualche americana. E così da questo corpus molto completo nasceva questa idea che avevo in questi tempi, quando alla Biblioteca Herziana insieme col Warburg Institute nasceva il Census, di proporre una databanca per i disegni di architettura ai direttori della Biblioteca Herziana. Ho ricevuto un secco no. Fortunatamente, devo dire, perché non esisteva negli anni Ottanta la fotografia digitale, così i scan non c'erano di alta risoluzione. E così naturalmente, quando sono ritornata come direttore nel 1999, ho subito iniziato questa idea di una banca data di disegni di architettura, adesso però partendo dall'immagine, così una banca data di immagine, e due anni dopo arrivava mia collega Sibilla Eber-Cifra con il suo progetto di ricerca intorno alla pittura romana fine 500, inizio 600, e abbiamo deciso di usare la stessa struttura informatica che era partita dalle nostre esperienze con Lineamenta, però che cambiava molto anche sotto l'influsso dei interessi di Sibilla Eber-Cifra. E così abbiamo avuto la fortuna con Martin Rasp di trovare qualcuno che ha sviluppato il sistema Zucchero, che lui spiegherà adesso, e dopo ritorniamo su Lineamenta e Ars Roma. Sì, volevo brevemente dare un'introduzione al nostro sistema che abbiamo sviluppato, come la professoressa Ressa-Kiven ha spiegato, per unificare le due banche dati, quello degli disegni di architettura e quello delle pitture, dei dipinti del tardo 500, primo 600. E ci siamo chiesti che sono le cose che hanno in comune questi due progetti, e queste erano le strutture, diciamo, un po' storiche. Allora, la città di Roma, i palazzi, la topografia, gli artisti. Abbiamo avuto a fare con artisti in tutti e due casi, allora disegnatori, architetti a una parte e sull'altra i pittori, i committenti. Naturalmente, normalmente in una banca dati, no. Ecco, abbiamo la catalogizzazione con un oggetto che dovrebbe apparire qui, ma che non lo fa. Ecco, no. Non so perché. No, non vuole rimanere, ma ok. Allora, l'oggetto in una parte è i cosiddetti metadata sull'altra parte, cioè il titolo, le dimensioni, la tecnica, l'autore, conoscete tutti questi campi, ma per la ricerca di storia dell'arte questi dati non sono solo attributi per un oggetto, di un oggetto, l'autore di un dipinto come Botticelli è un campo di ricerca in se stesso, allora è molto importante, non è solo un nome da attribuire a questa pittura. La stessa cosa è il contenuto di un museo o tutte le opere che hanno fatto, che ha fatto un committente, tutte queste cose sono
campi di ricerca in se stesso, e per questo abbiamo deciso che la cosa, di nuovo, che la cosa importante è la relazione entro le cose. Allora, in questo caso, tra il quadro e il pittore, tra il pittore e il committente e la sua collezione. Questa collezione e i musei dove sono finiti queste collezioni negli anni dopo. Poi con il quadro, tra quadro e iconografia, tra quadro e motivo, e come qui per dare un esempio per il nostro tema della ricezione dell'antichità, la relazione tra il motivo classico e l'esempio antico. Mi dispiace che questo non funziona come volevo. Allora, la cosa che unisce tutte queste entità sarebbe per noi l'evento storico. Questo è per noi l'elemento base nelle scienze umanistiche, allora quello che costituisce la cronologia, una storia, è quel momento, quell'evento di creazione, e qualsiasi altro momento storico contiene sempre l'aspetto della cronologia, o in un singolo momento della storia o un tempo più durato. Poi questo definisce il rapporto tra un agente e un oggetto, forse, e in molti casi è documentato da una fonte, e poi c'è anche una documentazione di studiosi su questi fatti. Allora, per questo abbiamo disegnato il nostro modello dati come, un po' come se questo è un po' semplificato, ma voi avete l'idea piuttosto. Allora, siamo cominciato con un livello, diciamo, più storico, generico. Allora, le persone, le istituzioni, i luoghi topografici con carte e dati geografiche, edifici. Poi al di sopra abbiamo le cose che sono un po' più specifici per la storia dell'arte, come le pitture, le sculture, i disegni e le stampe. E al di sotto, diciamo, tutto l'apparecchio dello studioso, la documentazione, la bibliografia, i testi delle fonti, link sull'internet, e gli immagini, gli scans, e poi documenti d'archivio. Allora, tutto questo è collegato tra gli elementi dal singolo oggetto digitale che chiamiamo historic event, l'evento storico, che unisce un committente con un edificio, un pittore con un dipinto e così via. Allora, alla fine questo modello ci dà la possibilità di vedere tutto il contenuto della nostra banca dati da diversi punti di vista. Allora, dal punto di vista dell'autore, dal punto di vista dell'oggetto e anche dal punto di vista della documentazione. Allora, in questo modo abbiamo creato un sistema che ha tratto delle ispirazioni sia del census, sia da questo dal CDOC Conceptual Reference Model, allora un'ontologia che per i beni culturali, e poi anche ha qualche somiglianza con il modello data, sia, diciamo, di Monumenta Rariora. Anche questo è, vedete, come forse il nostro modello è ancora un po' più generico. Allora, in questo caso vedete un esempio che è una scheda che sembra una scheda normale di catalogo, ma invece si compone delle diverse relazioni con questo. Qui abbiamo un quadro di Mengs che è collegato con delle persone, con edifici, con altre opere d'arte e così via. Poi abbiamo in questo caso, per esempio, qui abbiamo la fonte con l'informazione esatta della pagina dove si trova. Poi abbiamo un commento di un studioso,
e poi anche la trascrizione del testo. Allora, tutto questo rassomiglia un po' anche al Monumento alla Raiola, tutto in una scheda unificata, ma tutto questo è composto da relazioni. E poi di tutti questi dati di persone si sviluppa una rete di informazioni. Questo è solo una rappresentazione grafica che non vuol dire niente di importanza, ma solo visualizzare un po' tutte le persone che già sono al momento nella nostra banca dati con le loro relazioni solo ad altre persone. Allora, questo si può fare con tutte le relazioni da artisti a monumenti e così via. Solo per darvi un'idea, al momento siamo, dopo 10 anni, arrivati a un livello di, diciamo, 5.000 persone e 100.000 relazioni, solo per dare un'idea. Ok, adesso do la parola alla professoressa Kiven. Cioè, lineamento, come ho detto, incentrato sui disegni di architettura, specialmente l'architettura romana, perché rispecchia il mio campo di ricerca. E vorrei qui solo sottolineare una cosa: ho trovato molto importante la cosa che Anno Nesselrath ha detto stamattina, che è necessario veramente di lavorare nel campo della sua ricerca per dare informazioni buone, diciamo così, di esperienza anche. E qui faccio il punto di partenza non da un disegno di architettura, ma da un edificio. E i progetti di architettura conducono alla realizzazione. E ho preso come modello il Pantheon, non nel senso come il census ci dà l'informazione o Arachne dalla parte archeologica. Io sono interessata qui al Pantheon perché il Pantheon ha visto subito due grandi interventi nel Settecento sotto Papa Clemente XI e Papa Clemente XIV. E così abbiamo qui, come si può vedere a sinistra, 58 disegni di architettura. In questa scheda e 102 cosiddette opere d'arte, che sono incisioni, modelli, quadri. I disegni di architettura seguono, e vedete anche la pianta di Nolli, e il lineamento è accompagnato da una banca dati delle piante di Roma e da un glossario edilizio che spiega e illustra anche le diverse macchine e strumenti per il cantiere edilizio. Sotto Kunstwerk, oggetti d'arte, potete vedere, si elencano adesso a sinistra diverse incisioni con l'indicazione, con cliccare si può avere sempre più informazione, si vede una visione digitalizzata dei nostri rari, che qui con la scheda che fa anche riferimento a altri esemplari di queste opere qui a Chicago e a Monaco. E sotto opere d'arte, per esempio, sono anche i modelli di Sughero, che nel Settecento furono così famosi, qui da una collezione principesca in Germania di Aschaffenburg. Ritorniamo adesso sui disegni di architettura che vedete a sinistra adesso in forma cronologica assortite, e potete vedere che ci sono diversi disegni. Roma, Foligno per esempio, e qui anche tutti questi, io mi accelero qui un po', in una prima visione tutti quei disegni che sono nella scheda. E il mio punto di partenza è adesso questi interventi di Clemente XI, Benedetto XIV, come sono illustrati nei disegni e nelle opere d'arte del tempo. E qui, per questo, ho scelto il Pantheon. Abbiamo qui una fortuna dell'antico molto interessante, perché vedendo, per esempio, qui un disegno di Raffaele ai Uffizi, ho qui ingrandito la nicchia dove dovrebbe essere l'altar maggiore, perché il Pantheon in questi tempi non è più un tempio, è una chiesa, niente. Duperac
ci dà l'illusione di vedere un tempio inalterato dai tempi, l'antico per sempre, in eternitas, lo stesso qui da Antoine de Godet alla fine del 600, una delle fonti più interessanti, più importanti, di nuovo un altro dettaglio, niente di Alta Maggiore, e anche nel 700 abbiamo qui una incisione di Domenico Montaigu, vedete, un tempio all'antica. Anche questo bellissimo modello di zucchero ci dà la stessa illusione. Ho questo disegno molto bello di Charles Townley, di Vincenzo Brenna, fatto per Charles Townley. Bellissimo fatto, nessuna indicazione. Abbiamo per esempio qui una incisione di Piranesi che ci dà finalmente l'idea che questo tempio antico era infatti una chiesa, usato come chiesa, e così disponeva di un arredo liturgico che è completamente cancellato dalla maggiorità di tutte le illustrazioni che abbiamo e che sono per il Pantheon tantissimi. E così ho cominciato a interessarmi dell'Alta Maggiore, e così abbiamo fatto qui una scheda sul Pantheon Hochaltar-Alta Maggiore. E questa è una storia molto affascinante, perché è quasi impossibile trovare illustrazioni di questo Alta Maggiore. E c'è uno qui, è il libro di schizzi di Hermann Fischer, dello scultore Hermann Fischer, che soggiornava a Roma nel 1516, e potete vedere qualche puntini e la scritta Alta a destra, così c'è un altare a Ciborio e di fronte di questo altare vediamo sei altri puntini che indicano un recinto ovviamente di colonne. E sappiamo che Innocenzo VIII nel 1498 usava quattro colonne di porfido dai edicole laterali per fare un altare in forma di ciborio. Da dove provengono questi altri sei colonne nelle descrizioni, anche detto di porfiro, non lo sappiamo. Ma questo è stato di fatto completamente ignorato nei 5 e 600, escluso qui un disegno della raccolta Martinelli a Milano, dove vediamo almeno questo altare ciborio sostenuto da quattro colonne, terminante a cuspide, su pianta ottagonale, un coro ligneo in fondo, e sei colonne che, vediamo qui solo due di questa pergola che creava questo recinto rettangolare di fronte a questo altare. E a destra vedete dalla stessa mano una sezione di nuovo dove tutto questo è cancellato, non esiste proprio. E c'è un progetto a Bellino, c'è una iscrizione? No? Non c'è? Ah. No, qui c'è ancora una stampa trovata da Susanna Pasquali che fa vedere la stessa cosa. Allora, sotto Clemente XI iniziano questi progetti per un nuovo Alta Maggiore, infatti il vecchio Alta Maggiore fu distrutto nel 1716 e qui abbiamo un disegno di Alessandro Specchi per un nuovo Alta Maggiore. Il modello fu eretto ma mai eseguito e vediamo la forma definitiva eseguita intorno dal 1718 al 21 qui in questa incisione di Giovanni Battista Piranesi. Vedete la grande balaustra, ma vedete che l'altare è per lo più solo una mensa, e c'è anche una bella documentazione in un disegno dell'Accademia di San Luca del 1754. Così è rimasto fino al secolo scorso, potete vederlo, e nei grandi restauri degli anni 30 e dopo fu ridotto questo altare, la balaustra tolta, e così la situazione è oggi una completamente diversa. Così la databanca ci aiuta a seguire tutto questo processo tramite disegni dispersi in tutto il mondo,
e adesso confluiscono anche non solo disegni, ma anche incisioni, modelli, tutto quanto. E brevemente, ancora Martinelli, con queste quattro colonne che sostengono l'altare, il ciborio. Furono queste colonne trasportate, oh, qui c'è, questo è sbagliato a questa posizione, questa l'incisione del 1692 che fa vedere ancora una volta questo vecchio altare, ma continuiamo, ecco, e queste colonne furono trasportate a San Pietro e qui abbiamo un progetto della scuola di Carlo Fontana per usarli per una fontana per il cortile del Belvedere con una nuova sistemazione delle famose statue lì. E qui seguo adesso in forma molto abbreviata la nostra scheda che descrive tutto questo percorso dal Pantheon al San Pietro col progetto del cortile del Belvedere, sempre col riferimento a chi ha pubblicato questa cosa. E qui sotto è aggiunto adesso un chirografo finora inedito. Devo la conoscenza all'amica Cristina Ermanfiore, qui presente, dove il Papa comanda nel 1732 il trasporto delle quattro colonne di Porfido per la sua cappella al San Giovanni in Laterano. Così possiamo far confluire, e in fondo vedete adesso tutti i disegni che si riferiscono a queste colonne, e così possiamo seguire tutta questa storia e vediamo questa colonna oggi in sito nella Cappella Cosini insieme con la urna di Porfido che lo stesso Papa faceva trasportare dal Pantheon nella sua cappella, e naturalmente per questa urna si potrebbe fare una scheda analoga. Ecco. La stessa cosa succede un po' con la zona superiore del Pantheon che sotto Papa Benedetto XIV fu trasformato nel 1756. Susanna Pasquali ha scritto bellissimo su questo fatto, e qui vediamo anche in due modelli di sughero lo stato precedente e lo stato che fu eseguito dopo il 1756. E recentemente abbiamo potuto fare una digitalizzazione dei disegni della collezione Lanciani, e insieme anche con nuove pubblicazioni risultano adesso una serie di disegni di Paolo Posi che ha eseguito questi lavori e che spiegano anche molto bene il motivo, perché era questo un intervento molto condannato già nel 1756, ma specialmente in questi due disegni sulla base dello short screen si può vedere che c'era il desiderio di simmetrizzare questa parte superiore con quella inferiore, diciamo per il gusto del Settecento che tendeva sempre a armonizzare le cose, questa, questa posizione differente della parte superiore verso quella inferiore non andava bene. E così qui ancora un disegno di Paolo Posi che ci spiega anche qui il processo di questo progetto, e vorrei aggiungere qui un disegno bellissimo di Giovanni Battista Piranesi. Questa è un'attribuzione mia, perché questo disegno è l'ultimo foglio nel Codex Ursinianus della Biblioteca Apostolica Vaticana, che contiene naturalmente disegni di Piero Ligorio della forma Urbis. Fu pubblicato senza nessun riferimento da Fine Licht nel suo libro sul Pantheon, e quando ho visto la fotografia ho detto subito Piranesi. Sono andata alla Vaticana, l'ho guardato e io penso che si può veramente essere sicura che questo è un disegno straordinario, perché con una grande sensibilità lui riesce di equilibrare la parte superiore e inferiore, così sta simmetrizzando, però con una fantasia, con una creatività straordinaria. E qui siamo nel campo delle attribuzioni, cioè
nella scheda, e naturalmente scritto è attribuzione mia, e qui diamo, diciamo, ho pubblicato questo in un catalogo del 1993, diamo una spiegazione di tutto questo fatto, così che si può capire perché io attribuisco questo disegno a Piranesi. E così, diciamo, stiamo col Pantheon, con un edificio che ci dà la possibilità di collegare tutti questi fonti, usare i documenti, usare le descrizioni, usare le pubblicazioni, inserire materiale fino adesso non noto, collegare disegni, modelli, quadri con l'edificio per ricostruire un contesto, e ancora un altro, e adesso sarebbe anche possibile di andare avanti. Paolo Posi è l'ultimo che ha fatto questi cambiamenti. Chi era Paolo Posi? Possiamo entrare in una scheda che ci dà la possibilità che altra cosa ha costruito, o una scheda più avanti, chi era il suo maestro, chi erano i suoi allievi, chi erano i suoi collaboratori e chi erano i committenti. E si può cliccare su committente e si può avere la lista dei artisti che hanno ricevuto commissione da questo committente, o si può andare sulla lista, ma chi era il suo maestro, chi era il suo allievo, e così man mano c'è una profondità che si sviluppa sempre di più. E questo, devo dire, abbiamo la grande fortuna che Elisa De Benedetti, con i suoi studi sul Settecento, ha esplorato una miniera di fonti archivistici, così abbiamo documenti senza fine, così per gli architetti romani del Settecento possiamo veramente creare questo contesto sociale e culturale in cui hanno lavorato. E dove, vorrei dire una cosa, creare un contesto culturale è forse fuori lo scopo di una banca dati, possiamo però dare dei spunti, possiamo indirizzare una cosa da continuare. E se questo confluisce, fa veramente piacere lavorare così. Grazie. Grazie mille. Bellissimo. Ecco, cercherò di saltare qualche punto perché siamo già all'ora dell'aperitivo, e quindi parlerò della ricezione dell'antico nella banca dati Ars Roma, che è la gemella di Lineamenta, e, dando qualche esempio, un dipinto e un accenno a tre sculture. Diversamente da Census e Monumentariora, noi consideriamo anche la pittura, i modelli antichi nella pittura in un certo periodo di grande trasformazione della nascita del barocco. E poi, in un approccio, oso dire, timido, piccolo, di un census del Seicento, di cui si è già parlato stamattina, sono considerate alcune collezioni di antichità della prima metà, perché sarebbe sino troppo, della prima metà del Seicento, la loro documentazione, e nella documentazione vado anche un po' oltre quel periodo, inserendo dove serve le memorie, per esempio, del Bartoli, oppure citazioni dalle guide di Roma, che sono tutti nel possesso della Biblioteca Arziana, tutti digitalizzate, e molte immagini anche inserite direttamente nella lineamenta. E ogni banca dati ha la sua particolarità, abbiamo visto, a parte, metterei veramente a parte Arachne e Monumentariora, perché sono alla base di tutto, direi sono strumenti di lavoro indispensabili. Poi ci sono le banca dati particolarizzate con un percorso cronologico come Census, che poi è la madre di tutte le banca dati del nostro lavoro, però si dovrei caratterizzare il lavoro nell'Ars Roma,
sarebbe un punto appunto la considerazione della pittura e poi visto il matrimonio con lineamenta la vicinanza all'architettura. In che senso? In che senso che per quello che riguarda la statuaria antica all'interno delle vicende collezionistiche l'accento, l'accento viene messo sugli edifici, gli edifici come sede di collocazione e vediamo i percorsi in questa banca dati, non stasera, i percorsi delle sculture come vengono trasferite e poi questi, gli edifici di Roma, ville e palazzi, come diceva Winkelmann, si riempiono di opere d'arte, di dipinti e di sculture antiche. La banca dati, come è stato detto, è stata avviata nel 2002 da Sibille Eberciffera. Salto. Nel 2004 in AS Roma si è giunto lo studio della ricezione dell'antico, importante in quel periodo, caratterizzato di nuovi ritrovamenti archeologici dal rinforzarsi della corrente classicista nella pittura e dalla nascita di nuove collezioni di antichità come Giustiniani, Borghesi, Ludovisi, Barberini, quindi c'è proprio una cesura con il periodo precedente, sì, per citare solo alcune. Si è iniziato con l'analisi della ricezione dell'antica nelle opere di Caravaggio per proseguire con altri artisti come Guido Reni e vari pittori nordici. Va detto che l'individuazione di modelli antichi nella pittura è diverso, si muove su un terreno meno sicuro di quella della documentazione grafica di segni e stampe, sebbene anche in quel campo possono persistere incertezze su quale precisa scultura sia effettivamente raffigurata. La ricezione in un dipinto è più variata e più difficile da individuare. Varia dalla rappresentazione abbastanza fedele della scultura antica in una figura nel quadro o nell'affresco alla sua trasformazione fino a sembrare un essere in carne e ossa, il caso del Seneca di Rubens, o fino a diventare un adattamento, un modello lontano, come quando Guido Reni, non faccio vedere tutte quelle foto, quando Guido Reni usa l'Apollo del Belvedere per un'allegoria femminile, che poi veramente bizzarra. Alla ripresa della sola gestualità o al generico riferimento tipologico. Tengo a puntualizzare che tali confronti nella letteratura critica sono soggettivi, spesso oggetto di discussioni e dibattiti, se non addirittura inverosimili, per esempio nel caso che ho riscontrato, in cui la stato oggetto del riferimento in un testo sia stata trovata dopo la data dell'esecuzione del dipinto. Una testimonianza storica troviamo nel caso di Poussin, un artista che guardava particolarmente all'antico. In una conferenza sur les Israélites recueillant la mandorle de serre, tenuta nel 1667 all'Académie Royale di Parigi, Charles Lebrun, premier peintre di Luigi XIV, trovava nelle singole figure del quadro diversi modelli fra le nobili opera. Ad esempio, nell'anziano semistraiato dietro le donne, individuò il tipo, cioè sottolineo il tipo, del cosiddetto Seneca nella collezione borghese. Ecco il record del dipinto, vediamo aperto le relazioni fra artwork e artwork, in questo caso il quadro e i modelli antichi elencati da Lebrun con, nel campo libero del commento, le citazioni di Lebrun. Il record della scultura nella versione web, in fondo documenti, sarebbe in questo caso un inventario items del 1616 che testa la sua presenza, che ancora pochi sanno, nella, cioè fuori degli specialisti naturalmente, fuori in Palazzo Altems. Tutto in fondo c'è scritto esterne quellen o links e questo è importante, adesso non c'è tempo di farlo vedere, qui ci sono in questo caso i link al census, a Rachne, a Monumenta Rariora e con un semplice clic si entra direttamente nella banca dati, ne abbiamo parlato prima questo giovane studioso, quindi in Zucchero è possibile direttamente con un clic entrare in questi tre banca dati. Poi da Rachne si arriva a Clarac e viceversa.
Lo stesso record nella modalità inserimento l'abbiamo scelto in quanto, cioè questo è il, come lavoriamo noi inserendo ogni riga, ogni inserto, tranne il campo libero del, del commento, ogni inserimento, anche la bibliografia, eccetera, è un link. Qui l'abbiamo scelto perché si vedono più relazioni e più righe in questo shot. Nella relazione con l'architettura, cioè quello che prima aveva accennato, più in fondo vediamo i collocamenti del Seneca in vari edifici con i relativi dati. Per esempio vediamo anche che la sua permanenza nella Villa Borghese, il Casino Borghese, l'ho suddiviso nelle singole stanze in modo da evidenziare anche lo spostamento all'interno dell'edificio ai tempi di Scipione e dopo il grande restauro alla fine del Settecento. Scegliamo Altems, il Palazzo Altems. Nella relazione con le opere d'arte vediamo qui un estratto, vediamo le sculture che il Palazzo Altems conteneva. Nello stesso tempo si tratta di una utile ricostruzione virtuale di un prezioso patrimonio ormai perduto sul quale stiamo tutti lavorando. cioè fa anche tristezza, ma è tutto, tutto perduto tranne un esempio, il Pan Santa Croce e la Nick Halsberg di Copenhagen dal 1900, il Seneca naturalmente sappiamo al Louvre dal 1807 dalla fatale vendita a Napoleone, il Apollo Cittaredo è stato recentissimamente scoperto dal professor Gaspari in una villa a Sorrento e poi in fondo vediamo l'Hermes che nel 1845 è stato venduto alla Antikensammlung di Berlino. L'unica a resistere è stata la figura femminile con una testa di Faustina Maggiore che è ancora in sito nel Palazzo Altems all'inizio dello scalone. Quest'ultima e l'Apollo di Sorrento provengono dalla collezione del banchiere Tiberio Ceoli, acquistata nel 1607 dal cardinale Scipione Borghese. Ambedue le statue passarono al duca Giovanni Angelo Altems, forse nel 1616, come suppone Gaspari, in occasione del suo acquisto di Altems del Palazzo Giardino di Scipione sul Quirinale, l'attuale Palazzo Pallavicini Rospigliosi. La provenienza dalla collezione Ceoli è documentata in disegno di Andrea Boscoli, che vediamo nella relazione Artwork, e la disegnò nel 1586 o inizio 87, quando le statue si trovarono nel palazzo in via Giulia, l'attuale Palazzo Sacchetti che Ceoli aveva acquistato nel 1576 da un nipote del cardinale Ricci di Montepulciano. Siccome nel contratto di vendita pubblicato da Lanciani erano incluse anche le sculture, è molto probabile che si trovava nel palazzo già prima del 1576. E qui vediamo inserito il che da noi, come ha detto Martin Raspe, è molto importante questo campo relazionale fra artwork, building, artwork, persone, eccetera, perché ci sono le dati e sono tutti poi collocazione o fundort eccetera e poi il campo libero del commento dove spiego appunto questa permanenza a Palazzo Sacchetti e sotto sono la bibliografia, questa invece è un link e rimanda alla scheda completa bibliografica. Una delle tematiche chiavi della ricerca alla Biblioteca Aziana sono gli scambi tra l'Italia e gli artisti nordici. Joachim von Sandra dal 1629 a 35 a Roma, pittore, teorico d'arte, biografo di artisti, autore dei due volumi della Deutsche Akademie 1675-79 e oggetto di approfondite indagini NAS Roma iniziate nel 2005 e relative al suo rapporto con la scultura antica. Disegni e stampe
nella Galleria Giustiniani, nella Deutsche Akademie e nell'edizione latina delle Admiranda 1680. Per ritornare al cosiddetto Seneca già visto, qui il disegno di Sandrart e la relativa stampa nel secondo volume della Deutsche Akademie datata 1676. Quando due o tre anni più tardi, a partire dal 2007, ha preso l'avvio il progetto Sandrart.net, l'edizione digitale commentata della Deutsche Akademie presso il Kunsthistorisches Institut di Firenze con la direzione scientifica di Anna Schreus, è iniziata una collaborazione con Ars Roma. Un parziale trasferimento da Ars Roma di dati soprattutto sui modelli antichi identificati, seguito da un reciproco scambio. E qui vediamo la pagina della stessa stampa della Deutsche Akademie visto prima, nel Sandrart.net, e qui non si vede in questo shot, sotto c'è appunto il riferimento alla nostra banca dati Ars Roma con il numero dell'ID. Vediamo la scheda della persona di Sandrart. Elisabeth Kiven ne ha già parlato, qui abbiamo la possibilità di molteplici collegamenti con altre persone nelle varie funzioni. Vediamo i molteplici legami di Sandrart, che era un cosmopolita, era coglieva a sé e aveva contatti in tutta l'Europa. Lo vediamo come Auftraggeber committente, che sarebbero gli incisori della Deutsche Akademie, che venivano anche dalla Francia, dalle Fiandre, eccetera. Förderer promotore, che sarebbero gli artisti che lui chiamò a partecipare alla Galleria Giustiniani, Natalis, Dirk Matam, La Dame, e poi fra i collaboratori i colleghi della Galleria Giustiniana, poi amici conoscenti. Voleva anche dire, mi manda poi Georg Schelber da Berlino, di non dimenticare a dire di non farsi spaventare dalla versione tedesca. Lo so che gli archeologi lo capiscono tutti, ma... Sì. No, voglio dire che la banca dati sarà possibile di offrirla anche in altre lingue, dato la struttura formalizzata. Ma siamo multilingue. Sì, credo che importante. No, ma comunque il tedesco e gli archeologi lo sanno, però i commenti possono essere lunghi, quindi questi devono essere tradotti. Vediamo sempre la persona di Sandrart e l'elenco dei suoi disegni, una parte dei disegni e stampe. Vediamo la Galleria Giustiniana, dove Sandrart ebbe un ruolo dominante in questa grande impresa come coordinatore e attivo disegnatore. 30 disegni sono documentati da pagamenti o firme, ma secondo Fusconi e Mazzetti di Pietralatoli si possono attribuire minimo una decina in più, fra cui alcune teste di filosofo, come questa tavola incisa da Michel Natalis, uno dei più fertili collaboratori della Galleria Giustiniana, come Sandrart, residente direttamente nel Palazzo Giustiniani. Qui vediamo aperto sul relazione documenti il documento di pagamento, la nota extractio pubblicato da Galottini. L'erma rappresentata nella incisione non è un platone come da extractio o da inventario Giustiniani del 1638, dove più prudentemente è scritto si crede un platone, bensì un'erma di Dioniso passata nel 1816 nella collezione Tolonia. Data la scarsezza del materiale fotografico e l'inaccessibilità del Museo Tolonia per l'identificazione di questi e tanti altri marmi giustiniani, è fondamentale il lavoro di Gaspari sulla collezione Tolonia. Mostriamo un estratto del record bibliografia, il saggio Gaspari in atti Accademia Lincei, è ordinato automaticamente per pagina.
ma ogni indicazione bibliografica rappresenta un link a un record, persona, artwork oppure un record relazionale. In questo modo un testo viene in un certo senso sezionato e visualizzato nel suo contenuto con monumenti, con riferimenti precisi. Uno dei obiettivi, come inizio appunto di un piccolo census, sarebbe la digitalizzazione completa del volume di Philippe Dombasin, databile al 1610-14, che è molto importante per la collezione borghese, e soprattutto la digitalizzazione della Galleria Giustiniana, completa per il primo volume, almeno una parte del secondo. Rilievi sono già parecchi inseriti perché sono interessanti, nella extractio risultano nella villa fuori porta del popolo, invece alla fine del 600 vennero trasferiti nel palazzo di città e murati. Quindi con questo lavoro la struttura della banca dati sarà possibile nella Galleria Giustiniani collegare i singoli incisori, inventori, i pagamenti e poi i modelli antichi dove è possibile identificarli a loro volta con tutte le loro dati. Nel settore delle collezioni di antichità, a parte la collezione Giustiniani, grande attenzione è dedicata alla collezione borghese, interessante anche per via dei molteplici passaggi all'interno della collezione stessa. Qui vediamo una Artemis, tuttora nella galleria, però dopo alcuni viaggi, della Galleria Borghese. Nella prima metà del 600 era dentro la villa all'aperto, dove la descrive Manili, ma allo stesso posto dopo 50 anni non la troviamo più, Montelatici 1700. Infatti era stata trasferita al Palazzo Borghese in Campo Marzio. Qui vediamo il record del building per ornare il giardino segreto dietro la loggia, rinnovato nel 1672-73 su disegno di Johann Paul Schur, a cui succedette dopo una lite con principe Giovanni Battista Borghese Carlo Rainaldi. Nel record vediamo una foto, la documentazione sarebbero due incisioni del terzo volume di Falda, Le Fontane di Roma, eseguito da Venturini, sono completamente digitalizzate e tutte le foto inserite nella banca dati lineamenta, e poi le sculture che una volta presenti come decorazione di fontane. Nel dettaglio della incisione possiamo riconoscere chiaramente la Artemide in questione. Alla fine del Settecento l'Artemide e le altre sculture dal giardino del segreto accanto alle fontane vennero trasferite di nuovo in parte a Villa Pinciano, collocate nella galleria, dove come nel resto del casino l'allestimento della statuaria era stato completamente rinnovato in occasione del grande restauro di Marcantonio IV Borghese. E di nuovo, dopo il riordino seguito allo svuotamento dovuto alla vendita del 1807. Qui vediamo appunto Diana, che deve essere stato collocato dopo del 1796 perché manca nella descrizione di Visconti, e poi altre sculture che erano anche nel giardino di Palazzo Borghese. E nel penultimo immagine vediamo appunto invece l'allestimento della stessa galleria e lo stesso record building, la galleria ai tempi di Scipione Borghese, per esempio la Venere Vincitrice, che è stata esposta recentemente nella mostra a Roma, che è al Louvre, che ai tempi di Scipione era nella galleria. Poi per concludere tutta un'altra cosa, una frase sola, è stato inserito integralmente il lavoro di Perrier relativo ai rilievi.
che questo volume a stampa esiste nel corpus informatico belloriano, ma qui collegati appunto ai rilievi antichi ci sono ancora due che mancano, due rilievi enigmatici della collezione Angeloni del protettore, proprio protettore di Bellori, e quando sarà una volta completata l'inserimento anche di tutte copie e relative date delle due edizioni nelle Admiranda del Bartoli, grazie alla disponibilità di Sonia Maffei, saranno messi online anche in Monumento Rariora. Un segno quanto sia importante proprio nel campo della ricezione dell'antico una buona collaborazione tra storici dell'arte e archeologi. Grazie. Ringrazio moltissimo i tre relatori di questa amplissima e bellissima relazione. Chiedo subito se ci sono domande, nonostante l'ora tarda. Sì, immaginavo. Vorrei soltanto dire come sono grato a Edith Kiven di aver scelto proprio il Pantheon come colpo finale, coup de théâtre, a fine di questo pomeriggio un po' faticoso, perché, confesso qui la mia ignoranza, vedo per la prima volta questi disegni dove si vede l'altare del Pantheon prima dell'intervento di Clemente XI, e mette fine a un disagio che avevo nel vedere sempre questi disegni del Pantheon come un tempio dove non si vedeva mai che cos'era la chiesa prima del Settecento. Quindi possiamo cominciare a ragionare un po' meglio, non soltanto su questa storia delle colonne di Porfido, che sono 8 mi pare in tutto, sì? e sulla fontana del cortile del Belvedere, ma su una cosa che preoccupa tanto gli archeologi e anche chi viene da Urbino, cioè sulla serie delle 8 basi cilindriche con le ghirlande, che non possiamo non pensare connesse con queste 8 colonne. E mi pare di ricordare che il disegno, c'è un secondo disegno di progetto della fontana dove le colonne di Porfido non stanno sulla base rettangolare, ma stanno sulle basi cilindriche. E quindi si riapre il problema della connessione di queste 8 basi, eventualmente anche già con il monumento antico. Posso dire una cosa, le colonne erano 10, queste colonne di Porfido, 4 per il ciborio, 6 per la pergola. Secondo le ricerche di Susanna Pasquali, 2 sono rimasti al Pantheon, una era ovviamente anche danneggiata. E diciamo questi quattro ovviamente del ciborio, cioè quelli delle edicole addirittura, sono finiti in Cappella Corsini. 2 sono forse finiti a Urbino per un altare che Clemente XI ha dato dell'oratorio, sì, di San Giuseppe a sua città natale. Io penso che qualche è anche finito nel Vaticano, nei musei, perché ci sono colonne di Porfido anche così, ma questo è veramente da esaminare, è molto difficile di sapere dove sono finiti. Cioè, grazie a questo chirografo abbiamo una chiara notizia sulle 4 che sono finiti a Cappella Corsini, ma per il resto ci manca veramente, forse a parte di questi 2 per Urbino, ci manca una informazione documentaria da dove sono veramente finite. Anche perché in realtà mancano anche le colonne di Porfido delle edicole, che sono state sostituite, quindi, e c'è questa notizia della vendita a un nobile russo, mi pare. C'è una ovviamente mi pare è venduta a un russo, e la Susanna Pasquali ha cercato di individuare questa cosa. Perché, ma diciamo, io, questo è un po' qualche anno fa, quando cercavo anche di seguire, diciamo, la via che hanno preso tutte queste colonne,
a un certo punto la cosa sta un po' evaporando. Il problema è anche relativo all'origine di questa serie di 8 colonne tutte uguali e di una certa dimensione. Da dove venivano, insomma, da quale monumento antico aveva fornito queste 8 colonne? Queste colonne della Pergola sembrano erano un po' più alte che quello del Ciborio, così abbiamo forse un... diciamo, sono un po' diversi fra di loro, e forse c'era anche una qualità un po' diversa. Ovviamente quelli 4 delle edicole erano le più belle, questo deduco da una descrizione che fu fatta. E questo è ancora un po' tutto da stabilire. Se posso dire un'altra cosa... ho visto con un senso un po' di orrore di essere entrato in questi banche dati ed essere archiviato in tanti record per colpa di questo lavoro della Cosa Torlonia. E forse può essere di aiuto. Attitudine. No, ma può essere forse di aiuto a future ricerche archivistiche sapere che in realtà quel volume lì è stato scritto dopo aver visto il Museo Torlonia per 3 giorni, tre. E una visita che è stata il motivo di aver scritto il libro. Però poi devo confessare di aver avuto un'altra occasione nella vita in cui ho potuto passare un mese nel Museo Torlonia e quindi io ho potuto scrivere sulla mia memoria tutte le osservazioni fatte direttamente sui pezzi e può darsi che questo manoscritto possa entrare in una futura banca dati con tutte le sue annotazioni. Preziosissimo, naturalmente. Ci sono ulteriori interventi? Per la scena, quando salutiamo, sì. Allora, un quarto.